Un altro difensore finisce nel mirino del Pescara. Si tratta di Gianmarco Ingrosso, centrale salentino, visto già in Abruzzo con la maglia dell'Aquila dal 2012 al 2014. Il giocatore è di proprietà del Pisa, ma nell'ultima stagione ha giocato a Cosenza, con cui ha collezionato 26 presenze in Serie B più una in Coppa Italia. Caratteristica essenziale per Ingrosso, agli occhi di Auteri, è quella di saper giocare in una difesa a 3. Lo ha fatto proprio con il Cosenza di Occhiuzzi in questi mesi. Spesso la squadra silana ha fatto ricorso al 3-4-3, marchio di fabbrica del neotecnico biancazzurro. Peraltro proprio Auteri conosce bene il difensore, avendolo allenato a Matera nella stagione 2016-2017, impiegandolo a pieno regime 40 presenze stagionali. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, ora a 32 anni Ingrosso è un giocatore maturo. Quando più giovane militava nell'Aquila nella stagione 2012-2013 era impiegato a corrente alternata, ma nel finale, con l'avvento di Giovanni Pagliari, divenne titolare inamovibile fino alla vittoria dei playoff contro il Teramo con promozione in prima divisione. In caso di perfezionamento dell'operazione, Ingrosso potrebbe ritrovare a Pescara Luca Crecco, a Cosenza nella seconda parte della scorsa stagione, e chissà Ettore Liozzi tra i principali obiettivi in attacco del Pescara, anch'egli ex Cosenza. Un Pescara che per il momento sembra voler sistemare bene proprio il reparto difensivo, essendo quasi fatta per l'arrivo del difensore argentino Julian Ijanes dalla Fiorentina, nelle ultime due stagioni in prestito al Chievo e soprattutto all'Avellino, dove ha fatto molto bene. Così come è costantemente monitorato Stefano Negro, ex Perugia ma di proprietà del Monza, sempre tenendo presente che sul fronte delle uscite si lavora per arrivare alle cessioni dei vari Sorensen e Scognamiglio, anche se le cose sembrano destinate ad andare per le lunghe.